la mia passione andava al di là del colore, della maglia, andava al di là soprattutto delle categorie. Ho sempre dato il massimo per ogni maglia che ho indossato. Nel mio calcio c'era molto più talento, c'erano molto più giocatori di qualità, giocatori straordinari. Ora c'è molta fisicità, ci sono tanti buoni giocatori. Una volta secondo me c'erano molti più fenomeni e giocatori normali ce n'erano di meno. Per lo scudetto, l'avversaria della Juventus è la stessa Juventus, secondo te? Per il momento sì, anche se quest'anno sta faticando magari più del solito, perché magari la testa è più alla Champions che al campionato. Però la Juventus ha una rosa straordinaria, è stata costruita per vincere e le altre, pur cercando di colmare questo gap, non ce la fanno. Credo due giocatori su tutti, Icardi. E dico Ciro Immobile perché sta facendo bene, è italiano, è giusto anche andare avanti con i giocatori validi e bravi come Immobile. Locatelli rappresenta questo, è stato messo in campo in un momento difficile per dire abbiamo il giovane, mettiamolo in campo. Mi piacerebbe che le società, adesso al di là del Milan, che mettessero in campo i giovani perché ce la voglia di metterli in campo, al di là delle esigenze, al di là delle situazioni. Sono orgoglioso di aver fatto quello che ho fatto con la maglia dell'Inter, poi le cose cambiano e non sempre per colpa dei giocatori. Lo scudetto di Zaccheroni è passato anche da un momento molto fortunato, quello con la Sampdoria, che ti ha visto tra l'altro protagonista. Quello scudetto lì è stato uno scudetto incredibile, perché sicuramente non eravamo la squadra più forte del campionato, probabilmente due o tre squadre erano molto più forti. Noi, Parma e la Lazio, insomma, però c'era un'unione nello spogliatoio, c'era qualcosa di magico, c'era la volontà di andare a prenderci uno scudetto che nessuno avrebbe mai pensato. Hai rimpianti per non essere mai sceso in campo con la nazionale? È successo un fatto con Sacchi che sicuramente mi ha penalizzato, insomma, no? Stava nascendo mio figlio, mia moglie mi chiamò alle 3 del mattino mentre stavamo partendo per andare a Tallinn a giocare la qualificazione e io decisi di prendere il taxi e andare a Genova a vedere nascere mio figlio. Chiamando non il mister ma chiamando il massaggiatore, dicendo io vado, se mi dà il permesso vado, se non mi dà il permesso ci vado lo stesso. Probabilmente il mister non ha capito i miei 22 anni, la mia tensione, le mie cose e da lì forse mi sono giocato qualcosa, insomma, forse. Oppure ho trovato la scusa per non convocarmi più. Sei sorpreso della carriera che sta facendo tuo figlio? No, le qualità le ha sempre avute, ma bisogna fare un passo alla volta, insomma. Credo che lui abbia delle grandi qualità e la sua grande qualità è quella di vedere la porta in modo straordinario. Quando vai in campo tu e quindi hai tutto nelle tue gambe, in questo caso, non nelle tue mani. Quest'anno sono la Bustese. In Serie D è un campionato difficile, girone A, mi sto dilettando, mi piace, è faticoso mentalmente, però è un bel mestiere. Spero di avere presto anche una possibilità di poter allenare categorie diverse. Se tu mi chiedi qual è il giocatore più forte che io abbia mai giocato insieme, è facile, è Ronny, è Ronaldo, questo è veramente facile. Era incredibile, facevamo l'uno contro uno in settimana e nessuno lo voleva fare con lui perché era talmente forte che ti faceva veramente fare brutte figure. Ho avuto 32 allenatori, ho avuto tutti i commissari tecnici, da Lippi, insomma, Donadoni, ho avuto tanti. Credo che Mircea Lucescu, come dico sempre, è il mio modello d'allenatore, sia come gestione, come preparazione che come pensiero di calcio. Da grande Maurizio Ganz cosa vorrebbe fare? Allenare la nazionale italiana. Ah, proprio una cosa... No, dato che non sono riuscito ad esordire, magari chissà.